Allora, la seconda parte, eccoci qui, di presto presto, ci siamo arrivati. Buongiorno al dottor Siriano Cordoni, che, buongiorno, Buongiorno, benvenuto, buongiorno. che nella prima parte avevamo annunciato sarebbe stato nostro ospite. Dicevo prima, nella prima parte, in chiusura della prima parte, dottore, annunciando la sua partecipazione alla trasmissione, dicevo. Con il dottor Cordoni oggi, con il dottor Cordoni faremo un discorso importante che richiama il senso così, di partecipazione civile, il senso di responsabilità che il cittadino dovrebbe avere nei confronti di altri. E da questo poi, da questo fatto sarà facile, anzi quasi naturale, direi, allargarsi alla politica. Ma che cosa è successo? I fatti, prima di tutto. Come ricorderete, ieri sui quotidiani locali, nelle pagine teramane, abbiamo incontrato la notizia di una frode che era stata fatta ai danni di alcuni da parte di un ragioniere commercialista che ha subito già una prima condanna, Gasperino Lancione, il quale ha subito già una prima condanna, poi avrà altre cose a suo carico. Riepiloghiamo un po' che cosa c'entra il dottor Cordoni con Sì, questo? Lo diciamo perché tanto si è alluso sempre al fatto che fosse il dottor Cordoni il primo. uno dei tanti che è caduto nelle grinfie di un commercialista ladrone, io che fa rima pure con Lancione, non mi piace neanche chiamarlo Lancione perché chi affida la propria fiducia a un'altra persona, in questo caso la gestione economica del familiare mio e di mia moglie, uno ha la fiducia, ripone la fiducia in questo caso in questo commercialista, pseudo commercialista, perché non è neanche commercialista, abbiamo scoperto. Però la legge permette a questi pseudo commercialisti di fare attività professionale, anche qui bisognerebbe riflettere quando si dice l'abbattimento degli ordini professionali, a volte gli ordini professionali servono a tutelare le persone. Beh, cosa succede? Che 2 anni fa io insieme ad altre persone abbiamo scoperto, nostro malgrado, che questo tizio aveva incassato tutte le cifre che da diversi anni avrebbe dovuto versare all'erario. Allora, per capirci, lei e altre persone, come spesso professionisti e commercianti fanno, come ci capita di fare, lei affidava, no? Quello Sì, le diceva, allora dottore, di tasse quest'anno devi esatto. pagare X. E Esatto. lei gli firmava un La assegno mia e. attività professionale la conosco tutti, faccio il medico di base, quindi è facilissimo fare la denuncia dei redditi, insomma, no, tanto mi arriva dalla ASL, tanto devo pagare. Quindi a volte era una cosa semplice andare dal commercialista, il commercialista E diceva. comunque è semplice o difficile, sempre Guarda, così va a sta di finire, uno fatto che firma un io andavo assegno. lì, firmavo davo l'assegno. Oh, e lui questo assegno doveva versarlo all'erario, Esatto, cioè no? pagare tutto quello che avrei dovuto pagare io direttamente. Molti mi dicono che non si danno i soldi al commercialista, Vabbè, questo però è un molti discorso, dicono, molti per dicono. esperienza, no, lei fa il medico e di persone ne conosce. Noi che Sì. facciamo questo lavoro di persone e di esperienze, lo stesso ne raccogliamo. Per esperienza le dico che tutti quelli che sono più bravi e che dicono non si fa questo, non si fa quell'altro, magari non prendono la fregatura dal commercialista, la prendono dal Sì. medico, Allora, nella mi vita accorgo familiare. 2 anni fa, Allora? 2 anni fa, grazie a una signora che mi conosce e che mi incontra casualmente al bar, mi dice: ma lo sa, dottore, che lei ha dei dipendenti con l'Agenzia delle Entrate? Io dico, cado dalle nuvole, dico, ma è assolutamente impossibile, perché insomma, forte di questa sollecitazione, non finirò mai di ringraziare questa signora che lavora all'Agenzia delle Entrate, perché a volte
si incontra negli uffici pubblici persone che sono contro, che veniamo, dove veniamo tartassati, ma altre, altre volte si incontrano persone per bene, insomma, no? E ci mancherebbe, certo, certo. E niente, da lì comincia questa... Allora lei va dal commercialista e dice scusa, ma... E cominciamo a, a capire che, insomma, invece di trovarci di fronte a un commercialista serio, eravamo di fronte al ladrone. Da lì è cominciata un po' l'avventura che è durata 2 anni. Avrei potuto, avremmo potuto, ne abbiamo parlato approfonditamente in famiglia, avremmo potuto pagare e non denunciare il ladrone. Ecco, pagare, scusi, scusi, sì, dottore, pagare perché? Perché questo va detto, va spiegato, sì, bene al pubblico. Allora, questo signore aveva incassato i suoi soldi e i soldi, sì, di altri. E almeno altre, si ventila almeno altre 50 persone. Insomma, Quindi la frode non è una frode piccolina, è molto ampia, molto allora, grande. Quindi questo signore aveva preso i soldi, diciamo, di per adesso al processo prima, sono la stati prima 20, la prima sentenza che... su 20 persone, ce ne, sì, saranno un'altra trentina verosimilmente. Sì. Allora diciamo che questo signore prendeva i soldi da queste persone, invece che versarli se li teneva, ci faceva cose X che verranno stabilite in seguito. Il problema non è stato solo per loro scoprire che i soldi non erano stati versati, ma c'erano anche dei procedimenti in corso, appunto, da parte dell'Agenzia delle Entrate, che non si vedeva pagare le tasse dal dottor Cordoni, come da altre 49 persone che ci risultino, fino ad allora. Ma ci arriveremo, perché qui questa vicenda si incontra con l'Equitalia, perché l'Equitalia... Adesso poi arriviamo, poi ci arriveremo all'Equitalia, all'Equitalia, perché l'Equitalia invece di essere dalla parte del cittadino... Un attimo. Allora, il dottor Cordoni e queste altre 49 persone, oltre ad avere il problema di dover rispondere come se fossero degli evasori fiscali gravissimi, poi, no? Perché da sì, anni, così venivamo dipinti così in questo modo. Avevano, hanno avuto anche il problema e hanno il problema di pagarle quelle tasse, perché quei soldi a loro non li ha ridati nessuno, non glieli ridarà nessuno verosimilmente, per cui X, e non parleremo di cifre oggi naturalmente, X li ho date allo, a, ho ritenuto di darle allo Stato, invece le ho messe in mano a uno che si è rubato questi soldi, X devo ancora tirar fuori, come se quelle tasse non le avessi pagate. Quindi, esatto, la difficoltà diventa improvvisa, ma immensa. Le posso dire che come famiglia abbiamo passato un periodo abbastanza delicato, no? Perché ha investito un po' tutto il nucleo familiare, anche i figli che studiano a Roma, insomma, quindi è stato un periodo abbastanza importante. Beh, certo, anche perché per una famiglia media, voglio dire, si tratta quasi di cambiare vita, no? Se uno paga l'età, se uno denuncia, è chiaro, esatto, che se lei fosse stato un evasore vero, probabilmente avrebbe dovuto versare 1 miliardo di euro all'anno, chiaro, e il problema non ci sarebbe stato. Esatto, esatto. No, quindi ci siamo trovati, per fortuna io e mia moglie ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo avuto la, così, la fortuna di aver fatto, lo dico chiaramente, se no altrimenti qualcuno si potrebbe chiedere come ho potuto trovare far fronte a questa difficoltà. A un debito, certo, così come tale. Semplice, avevo, quando ero giovane avevo messo da, iniziato una pensione integrativa, e chiaramente in questo momento invece che pensione integrativa questi soldi messi da parte in 32 anni di lavoro mi sono serviti per pagare i debiti all'erario, e quindi ne siamo usciti abbastanza... Sì, diciamo, insomma, con un po' di difficoltà, perché chiaramente non erano sufficienti, però insomma, ci ha permesso alla mia famiglia di poter risolvere il problema, insomma, no? E meno male, certo, meno male, e meno, insomma, male, no? E meno male. I risparmi di una vita, insomma. Allora, nella, nel dolore, nello shock, nell'incredulità di questa situazione, nella vergogna persino di essersi affidati a qualcuno, perché uno pensa, ma come tutti gli altri sono bravi appunto a trovare i commercialisti, a gestire le proprie situazioni, io invece sono capitato in mano a questo, non avrò seguito, non avrò saputo fare. Anche nella difficoltà di decidere che cosa fare,
e poi arriviamo a che cosa fare, arriva Equitalia, arriva, no, sì, arriva, scopre una sì, cosa relativa a Equitalia. Sì, e qui si innesta questa grande problematica di Equitalia che è in tutta Italia. Equitalia mette l'ipoteca sia sulla macchina che sulla casa, senza che noi, il proprietario, ne abbia conoscenza. Allora, no, però questa spieghiamolo, cosa, perché cosa questa è successo? La cosa grave, perché a fronte di un debito Equitalia pretende la restituzione. Pretende questa restituzione, come a me, come a tutti gli altri, ha messo sotto sequestro, voleva mettere sotto sequestro il proprio patrimonio immobiliare, no, la propria casa. Per fortuna, come dicevo, noi ne siamo usciti fuori, ma tanti altri in questo momento a Teramo stanno in grande difficoltà, perché Equitalia ha messo, mette l'ipoteca, mette su quegli immobili che servono per produrre ricchezza. Cioè, facciamo un artigiano, cioè, l'artigiano, ecco, ha il suo capannone dove svolge la propria attività di artigiano, ha le proprie apparecchiature con le quali produce reddito. Se l'Equitalia mette l'ipoteca e mette sequestro su questo materiale, quel povero artigiano non ha la possibilità di produrre reddito e quindi non poter vivere se stesso e non poter pagare i debiti. Attenzione, e non paghi. E non parliamo solo di un artigiano, e già a mio avviso sarebbe sufficiente, ma insomma, non parliamo solo di un artigiano che deve continuare a lavorare perché per produrre reddito, per saldare i debiti che ha con la banca perché c'è la crisi. Parliamo di un artigiano che deve lavorare perché ha subito una frode. Sì. Non è che era andato a fare un investimento in Argentina, esatto, e che ha perso tutto perché voleva guadagnare, aveva pagato le tasse lecitamente, non aveva dato i soldi, per capirci, a un vicino di casa, vammi a pagare le tasse, le aveva date alle persone deputate. Come la Parmalat per investimento, il bond della No, no, assolutamente, questa è gente che ha difficoltà, succede soprattutto, ovviamente l'ambito è quello di Teramo e provincia per questo caso specifico, ma il caso non è unico, come abbiamo visto spesso raccontato dai mezzi di informazione, no, ovviamente riguarda l'Abruzzo, non riguarda soltanto Teramo, anche se su Teramo c'è una concentrazione particolare. Questo potrebbe derivare dal fatto però che a Teramo magari si denuncia di più. E qui siamo al fatto della denuncia, dottore. Sì. Io a quel punto avremmo potuto benissimo, no? Visto che faccio attività politica. Sì, esatto, no? Faccio attività politica, sono impegnato anche in politica, no? Come penso molti sanno. Avremmo potuto rimanere nell'anonimato, pagare il debito, visto che ne avevamo la possibilità, come ho spiegato, all'Agenzia delle Entrate, e tutto si sarebbe risolto, no? Il ladrone ne sarebbe uscito tranquillamente fuori, tutte le altre persone non avrebbero avuto il coraggio di denunciare a loro volta il ladrone, e così via. Il senso civico, credo che sia il senso civico che ha mosso la nostra famiglia, la mia famiglia, abbiamo deciso di denunciare penalmente questo tizio, in modo da poter far uscire fuori allo scoperto tutte quelle persone che erano state frodate insieme a noi, e di poter far smettere a questo tizio di poter lavorare e di poter perpetrare ulteriormente il reato. In questo sono stato aiutato, lo devo dire pienamente, dall'avvocato Lino Nisi e dal dottor avvocato Claudio Iaconi, che ci hanno aiutato veramente in una maniera straordinaria in questi 2 anni a poter ricostruire, perché lui l'aveva architettata bene, perché qui arriveremo anche all'altro frangente che interessa l'Equitalia. Aveva architettato bene tutto il marchingegno, cioè lui non versava tutte le quote, ne versava piccole quantità, una volta le versava a nome mio, una volta a nome di mia moglie, una volta a nome di Giovanni. In questa maniera, come la stampa ha scritto male, non venivo classificato come un evasore totale, ma come un evasore parziale, no? Sì, sì, allora, a singhiozzi. In questa maniera i controlli venivano saltuariamente. Poi il ladrone ha perfino fatto, e qui la gravità dell'Equitalia, no? La gravità incredibile, non perderò allora, mai scusi che un una attimo, parte dello Stato. Perché questa è la cosa più, mi scusi, non più prego, importante, prego, no, ma certamente è decisamente molto importante.
Per non interromperla mentre lo racconta, ci fermiamo per una pausa pubblicitaria e torniamo subito in studio. Elite Color Italia è il nuovo modo di risolvere i problemi di arredo, pavimentazione, riqualificazione, restauro e colore per la vostra casa. Dal piccolo appartamento al grande condominio, Elite Color Italia è in grado di offrirvi tutto ciò di cui avete bisogno per rendere più belli i vostri spazi abitativi, consulenza, assistenza e pianificazione a euro zero e una serie di prodotti qualificati con consegna immediata grazie alla pronta disponibilità di magazzino, parquet, laminati, pavimenti, pietre, parati e complementi d'arredo. Elite Color Italia, problemi zero, soluzioni tante. A Teramo, in Viale Bovio, ingrosso in zona artigianale Ripoli. Degauto concessionaria Citroen e automobili DR. Esposizione e vendita a Teramo in località Piano Daccio. Esposizione permanente presso il centro commerciale Gran Sasso. Assistenza globale con officina meccanica specializzata. Magazzino ricambi, carrozzeria con vernici originali e centro revisioni autorizzato dalla provincia. Concessionaria Degauto, strada statale 80, località Piano Daccio, Teramo. Qualsiasi sia il vostro problema di imballo, noi avremo la giusta soluzione. Nastri adesivi, film estensibili, riempimenti, reggette, MG imballaggi, tutto il meglio per i vostri imballi. Consorzio sociale AM, servizi ecologici e generali, manutenzione verde, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione, movimento terra, impianti elettrici civili ed industriali, trasporto e noleggio. Visita il nostro sito www.amconsorzio.it. AM Consorzio Sociale, il nostro impegno al tuo servizio. Un presidente, Romy Malavolta. Lo ricorderemo domenica 3 giugno. Romy's Stars. Tutte le stelle di Romy in una sera nel nuovo stadio comunale di Teramo. In un evento dove rivivremo alcuni momenti belli insieme a tanti calciatori che hanno indossato la casacca biancorossa. Inizio serata dalle ore 17. E alle ore 18 tre incontri di calcio con tempi da 45 minuti, il cui incasso sarà devoluto in beneficenza all'associazione The Cure Alliance. Ospite speciale della serata, Maurizio Mattioli. Romy's Stars, domenica 3 giugno, nuovo stadio comunale di Teramo dalle ore 17. Allora, dottore, siamo alla seconda parte di Presto Presto e proseguiamo con questo racconto. Siamo al rapporto con Equitalia e all'errore di Equitalia. Sì, perché qui mi spiace tanto che un organo dello Stato non faccia fino in fondo il proprio dovere e pensa di farlo con le persone più deboli in questo momento. L'anello più debole in questo momento è il contribuente. Perché dico questo? Perché il ladrone, per non farsi accorgere della propria truffa, come è successo a me, credo che sia successo anche ad altri, ha presentato presso l'Equitalia un documento palesemente, non lo dico perché non come mi ha risposto la direttrice, l'ex direttrice dell'Equitalia, che era difficile potersi accorgere che fosse un documento falso, palesemente falso, perché questo ladrone è pure stupido, perché quando ha ricomposto la mia carta d'identità. Allora lui è andato con ha presentato una delega falsa per la domiciliazione di tutta la documentazione. Per ottenere che cosa? Per ottenere che tutte le lettere dell'Equitalia fossero indirizzate presso il suo studio, allora, non presso il mio perché studio. Il problema era che l'Equitalia avrebbe cominciato a scrivere al dottor Cordoni dicendo: dottore, guardi che lei deve pagare. Esatto. Allora, per evitare questo, lui ha fatto una delega firmata, falsa, come se fosse del dottor Cordoni, esatto, a se stesso. Come l'ha fatta però? Ha fatto quindi la domiciliazione e la rateizzazione, importante, perché il debito lui ha pensato, dice, per farlo non fare accorgere faccio la rateizzazione. Cosa ha presentato? Ha presentato la fotocopia di un mio documento palesemente falso. Non so come l'abbia ottenuto, però quando ha ricomposto ha messo la foto. Tutti abbiamo la carta d'identità, no? E la carta d'identità tutti sanno che la fotografia, guardando la fotografia a destra, era una grafica a sinistra. Lui
probabilmente ha ricomposto, l'ha ricomposto male. Ha messo la fotografia a destra e l'anagrafica a sinistra. Primo errore. Secondo errore, non ha presentato il frontespizio dove c'è il numero. Terza cosa, ha corretto e si vede palesemente la data di scadenza, quindi un documento palesemente falso e artefatto con una firma falsa. Oh, quindi Equitalia cosa ha fatto? L'ha chiamata e le ha detto: dottore, c'è un documento falso? Assolutamente suo? No, ha accettato pedissequamente questo documento con il quale il ladrone ha avuto la domiciliazione della mia documentazione e ha avuto la rateizzazione di un fantomatico debito. Io vado a pagare l'ultima rata, una decina di giorni fa, perché chiaramente ho dovuto far fronte piano piano, a me, contribuente, mi chiedono il documento vero, mi fanno la fotocopia avanti e dietro, mi fanno mettere davanti a loro la firma e loro, a un commercialista o pseudo commercialista, accettano un documento palesemente falso. Questo è un comportamento che lascia pensare male. Molto male, lo dico con grande lascia pensare male al comportamento dell'Equitalia, che perseguita i contribuenti che dovrebbero essere, che sono e vorrebbero contribuire al bene comune, e invece lascia da parte o accantona coloro che invece vanno giù e vogliono commettere un reato. Questa è una cosa che l'abbiamo messo nella denuncia, il giudice ieri ha confermato questo passaggio. Lo ha confermato, tant'è che lui è stato condannato sia per frode nei miei confronti, ma anche per falso in documento falso, presentazione di documento falso. E quindi adesso vedremo, ne parlerò con l'avvocato, vedremo che cosa dobbiamo andare avanti. Anche qui, altro passaggio importante da dire, per dire come a volte ricostruire con il senno di poi diventa complicatissimo, però ne sono orgoglioso, veramente orgoglioso di essere riuscito a ricostruire tutta la mia vita degli ultimi 7-8 anni da quando ero andato da lui, a ricostruire passo passo tutti i miei versamenti, tutti i miei passaggi, perché anche la banca, il Monte Paschi di Siena, il cassiere del Monte Paschi di Siena ha cambiato il mio assegno, ha commercializzato il mio assegno, che era un assegno che io nella fretta avevo sbagliato. E a volte, fino a poco tempo fa, fino a 5-6 anni fa, si poteva fare a me medesimo e poi girarlo. Sì, no? Sì, certo. Tutti lo sanno, lo si faceva. Io in questo assegno, anche qui la responsabilità delle banche, che fanno i forti con i deboli e poi prestano milioni di euro a gente inaffidabile. Questo tizio, io avevo dimenticato di fare la girata, perché a me medesimo ci sarebbe dovuto aspettare la firma Siriano Cordoni dietro, no? Ovviamente l'ho dimenticato. Cosa fa il ladrone? Cancella MM, ci scrive Lancione Gasperino da sopra e gira dietro a Lancione Gasperino, cioè un assegno palesemente falso. Bene, la banca Monte Paschi di Siena commercializza questo assegno senza informarsi se io avevo realmente voluto cambiare o non cambiare. Cioè, questo fa pensare a tutta una connivenza, lo dico con grande, a costo di prendermi delle ulteriori di una denuncia, fa pensare male a una connivenza di questo tizio con gli enti pubblici o quelli che dovrebbero essere dalla parte dei contribuenti. Fa pensare comunque a una gestione, una connivenza, certo no, se mi permette, perché non ci sarebbe la possibilità, poi è ovvio che tutti sanno che questi nodi arrivano al pettine, e se avessero saputo che era un poco di buono, no, forse non l'avrebbero coperto. Il problema è un altro, che c'è sempre un rispetto nei confronti di chi è del tuo stesso mondo e c'è sempre il disprezzo invece, o così ci appare, nei confronti del cittadino. E cioè, io e te siamo tutti alla stessa parte, le banche, i commercialisti, Equitalia, l'Agenzia delle Entrate, no, si ha questa impressione che loro siano tutti alla stessa parte, che sì, quindi tra loro si muovano con agilità, anche con superficialità a volte, e che tu invece sei di là, cittadino, e arranchi. No? Devo anche chiarire anche un'altra cosa, se mi permetti di farlo. La prima volta che siamo entrati all'Equitalia, io non ero mai, non all'Equitalia, all'Agenzia delle Entrate, che adesso ho capito tutto come funziona, sì, il meccanismo, io non ero mai entrato in un'Agenzia delle Entrate. La prima volta che sono andato all'Agenzia delle Entrate ho avuto un'accoglienza
pessima, venivo visto come colui che l'evasore, no? E arrivo a questa signora, non dico il nome perché, allora mi fa, dice, dottore, lei, ma non lo sapeva che questo era un ladrone? Che questo era... Ah, dico, ma voi sapevate dell'agenzia che questo era un poco di buono e non avete disatto il quindi niente. A differenza di quello che sostenevo io, c'era coscienza, consapevolezza, sì, di Vabbè, questa qui. Poi però all'interno dell'agenzia di entrate ho trovato persone squisite, come la dottoressa D'Antona, mi fa piacere citarla, spero che le faccia piacere, perché ho trovato una persona preparatissima su questo, disponibilissima, che ha capito il problema. Che ha capito la situazione. Capito il problema, e che quindi è venuta a incontro, ecco, dopo, come dicevo all'inizio, poi per fortuna ci si riconcilia un po' con gli enti pubblici quando si incontrano delle persone che capiscono il problema e sono capaci di aiutare coloro che stanno in buona fede e per seguire invece i veri cosiddetti. Allora, adesso il fatto resta questo, adesso cambiamo argomento, dottore. Sì. Il fatto resta questo. Intanto vorrei spiegare che a questo argomento sono personalmente particolarmente legata, perché all'inizio il dottor Cordoni fu anche disponibile a lasciare che la vicenda fosse trattata giornalisticamente e fu in pratica una esclusiva del sito ml.it. Io sono quindi, ricordo la cosa dall'inizio, sono particolarmente legata a questa vicenda perché già nel momento in cui il dottor Cordoni, e perché ci interessa oggi, noi qui in genere facciamo approfondimento, non facciamo cronaca, e seppur giornalisticamente importante la cosa, a noi interessa un altro risvolto ancora, ci interessa come occasione per sottolineare come dall'inizio di una vicenda sicuramente devastante per una persona, si possa però partire subito guardando all'esterno, non rivolgendola al sociale, e cioè a Cipicchia, questo signore mi ha fatto del male, può far del male agli altri, quindi prima di tutto devo andare a denunciarlo. Secondo, non devo avere ritrosie, non devo aver paura a parlarne con la stampa, perché se ne parlo con la stampa ho la possibilità che gli altri vengano fuori, no? Perché lui ne ha parlato con gli organi di informazione, perché ha permesso che ml.it si occupasse della vicenda, perché da lì c'era la possibilità di far saltare fuori altre persone, come poi ovviamente è stato. E tutte queste persone insieme, che certamente non riusciranno, me lo auguro, ma insomma dubito che ci siano, comunque che non sono lì per ottenere qualcosa, ma sono lì soprattutto per ottenere giustizia, per vedere confermato il criterio di giustizia e per togliere dalla circolazione una persona che potrebbe far del male agli altri, e anche per fare da deterrente con la loro storia ad altri ancora, perché come dicevamo prima, in provincia di Teramo, in Abruzzo, non sono pochi i casi di questo tipo e non sono illazioni le mie, sono cose già arrivate nelle aule dei tribunali, no? Già denunciate. Allora, più si sa che il cittadino è pronto a denunciare, meno il commercialista infedele ovviamente ha il coraggio di delinquere, no? Si ferma, perché... E questo è l'obiettivo per il quale ci siamo mossi, senza tentennamenti, appena giunti a conoscenza di questa frode, nonostante Lancione cercasse di circuirci con delle promesse, perché chiaramente, ovviamente io dopo siamo andati da lui, dice, no, non vi preoccupate, vi ridarrò fino all'ultima cifra, non vi preoccupate, venderò casa, via di seguito. Credo che il dovere civico di un cittadino sia di denunciare i delinquenti, in modo che la giustizia possa fare il proprio corso, anche se in lieve ritardo, perché siamo quasi un anno e mezzo, però insomma mi fa piacere che il giudice
lo abbia condannato e questo sia da monito verso gli altri, come dicevi, verso gli altri, e ha fatto uscire dal sommerso tutta una serie di persone che non avrebbero avuto il coraggio di denunciare Lancioni. Anche perché più fragili socialmente, come immagine, sì. Perché in difficoltà magari nel rintracciare un legale, nell'andare in tribunale, in difficoltà. A distanza di 2 anni, sono contento, no, di aver fatto questa scelta 2 anni fa insieme alla mia famiglia, insomma, no? Perché spero sia da monito e serva insomma, a evitare che le carceri non siano piene soltanto di tossicodipendenti, come piace a me dire, di prostitute o di extracomunitari, ma io credo che le carceri dovrebbero essere piene di questi ladroni che invece sono ancora a piede libero, no? Lo dicevo ieri all'avvocato, mi farebbe piacere che queste persone che usurpano la buona fede delle persone, carpendo denari, incredibile, stiano ancora in giro a piede libero. E lì è stato bravo, bravissimo il giudice, che non ha voluto accorpare in un unico processo tutte le denunce che poi i cittadini hanno fatto contro Lancione. In questa maniera, al primo patteggiamento, che vuol dire riconoscimento della colpa del reato, ne seguiranno altre, e quindi poi probabilmente i benefici, gli sgravi di legge verranno tolti. La soddisfazione più grande, veramente la soddisfazione più grande che potrò avere, è vederlo dietro, magari dietro delle carceri, dietro delle sbarre di carcere. Questo sarà una riconciliazione con la società, perché permetterà di dire che i ladri devono andare in galera. Sì, un po' di chiarezza, no? Un po' di gente sta da una parte, un po' di gente sta da un'altra, no? Pur nella capacità di capire, di perdonare, di aiutare, di sostenere, di essere solidali, però insomma, in questo caso proprio qui siamo su un tipo di reato che non ha nulla a che vedere con la possibilità di comprendere, no, di essere solidali con qualcuno. Sì. Allora, questo impegno civile ci porta inevitabilmente alla politica, non solo perché lei si occupa di politica, ma perché sempre meno la politica, perché sempre meno, mancando sempre più l'impegno civile, manca sempre più l'efficacia del ruolo politico. Sì. Allora, non andiamo ai voli pindarici, manteniamoci ai fatti stretti, come questo doloroso di cui abbiamo appena parlato e che le prego di archiviare, sì, adesso, perché quello è doloroso, è davvero, e capisco che non è facile convivere anche solo col pensiero e col ricordo, quindi adesso lo archiviamo per un po'. E così come abbiamo fatto però prima concretamente parlando di quello, concretamente parliamo di quello che ultimamente, soprattutto lei, un esponente dell'IDV del Consiglio Comunale di Teramo, quello che ultimamente c'è stato e di cui lei si è occupato. Allora, prima di tutto parliamo del Teatro Romano, perché lì ci sono delle altrettante cose importanti da dire. Ferita dolorosa, è un argomento che seguo indirettamente da diverso tempo, da 12 anni almeno. Quanti anni? 12 anni. Sono almeno 12 anni che seguo dal punto di vista burocratico, amministrativo, le vicende del Teatro Romano. Sono state scritte pagine, fiumi di parole. Io fino a qualche anno fa ho seguito pedisseguamente, quasi data per data, tutte gli appuntamenti che quella vicenda ha portato a Teramo, che mi hanno indotto a votare contro una delibera che il Consiglio Comunale ha votato quasi all'unanimità, solo con il mio voto contrario, perché quella vicenda, come dissi in Consiglio, è una vicenda oscura, è una vicenda che non mi vuole vedere partecipe, perché lì, secondo me, secondo la ricostruzione, qualche cosa di strano si è verificata. Nel mio elenco di date ci sono dei passaggi che
lasciano un po' di crepuscolo, no? L'amministrazione comunale a quel tempo, guidata da Angelo Sperandio, non fa valere il diritto di prelazione, perché è una cosa strana che poi questo diritto di prelazione viene adottato da una ditta teramana. Questa ditta teramana fa una vendita dell'immobile, parliamo di Palazzo Adamoli, fa una vendita a una ditta di Milano, e guarda caso questa ditta di Milano è una parente stretta del proprietario che aveva acquistato Palazzo Adamoli. E mi sembra strano che un marito venda a una società di cui il proprietario di questa società è un suo parente stretto, e poi, caso strano, questa ditta di Milano la rivende alla Regione Abruzzo. In un anno e mezzo il prezzo di quell'immobile sale da 400, dico cifre vado a memoria, adesso mi coinvolgo in una vicenda lontana, passa da 430.000, parliamo di euro, così non facciamo equivoci, passa da 450.000 euro a 1.300.000 euro. E su questa cifra ci fermiamo un attimo per la pausa pubblicitaria, dottore, torniamo subito. Da oggi hai un motivo in più per visitare il nuovo showroom di Sante Mobili. Acquistando una cucina Lube comprensiva di 3 elettrodomestici Hotpoint Ariston, riceverai a tua scelta, compresi nel prezzo, un fantastico piano cottura a induzione o una lavastoviglie di ultima generazione. E le sorprese non finiscono qui. Scopri il nostro tasso zero assoluto, TAN zero, TAEG zero e zero costi accessori. Un'occasione da non lasciarsi sfuggire. È proprio vero. Tranquilli, ci pensa Di Sante. Di Sante Mobili. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. La Caruso Costruzioni, con esperienza ventennale, si distingue nel settore dell'edilizia residenziale grazie alle qualità imprenditoriali dei soci, che hanno creato un vero modello di riferimento, unico nel settore. Scelte accurate delle operazioni immobiliari e un affiatato team di progettisti, maestranze ed artigiani specializzati hanno permesso al gruppo di costruire, ristrutturare e arredare con cura e creatività residence immersi nel verde e pregiate dimore nel rispetto dell'ambiente. La Caruso Costruzioni realizza e vende a Teramo abitazioni di prestigio in zone esclusive, a pochi passi dal centro storico della città. L'azienda casearia Fratelli De Remigis da oltre 30 anni vi offre tutto il buono del latte. Metodi artigianali e antiche conoscenze degli avi rendono i prodotti De Remigis ricchi di profumo e di dolcezza gustativa. Pecorino d'Abruzzo, giuncata, ricotta, caciotte, mozzarelle. Venite a scoprire i nostri prodotti nel nuovo spaccio aziendale, zona artigianale, Villa Pavone. Allora, siamo alla seconda parte, sì, di Presto Presto con il dottor Cordoni sul secondo mistero. Il primo abbiamo chiarito, il mistero di Teramo, questo secondo mistero di Teramo che invece sta a cuore al dottor Cordoni. Quindi i passaggi erano, dottore, lo riepiloghiamo perché per lei sono chiari, perché ci lavora da 12 anni, per il pubblico non altrettanto. Allora, il passaggio su quale non è... di cui non è convinto il dottore e di cui, come consigliere comunale, quindi non è una sua curiosità da cittadino un po' fissato, è un suo preciso dovere quando non è convinto di qualcosa andare a lavorarci sopra. Ci ha lavorato e si domanda, prima di tutto, Palazzo Adamoli è stato venduto da una persona a una sua congiunta, società, a una società che faceva capo a una persona vicino, che aveva rapporti familiari con lui. Questa società poi ha venduto lo stesso palazzo, quindi da Milano l'ha venduto a
la regione Abruzzo, quindi questo in questo passaggio peraltro scivolano le cifre da 400 e rotti mila euro, circa 450 mila, diventano 1.300.000. Di quanti anni fa? Si parla del, se non vado errato, 2001-2002. Ecco, dottore, scusi, io non mi ricordo più, perché la regione Abruzzo comprò Palazzo Adamoli? Perché credette nel progetto e crede nel progetto di abbattimento del Palazzo Adamoli per ricreare la cavea, cioè non la cavea, l'orchestra lì dove... qui entriamo in un altro discorso. No, va bene, è finalizzato a questo. È finalizzato, no? A questo, ci hanno creduto, per l'amor del cielo, un progetto che secondo me è oneroso da tutti i punti di vista, per i benefici, ma qui entriamo nel dibattito politico, nella differenza di opinione fra chi lo vede in una maniera e chi lo vede in un'altra, tutte e due ovviamente rispettabili, penso, le posizioni, no? La regione Abruzzo insieme a un movimento di popolo che si è creato a Teramo, hanno pensato di abbattere sia Palazzo Adamoli, che sono tutto un nucleo, Palazzo Salvoni, per poter ritirare fuori l'orchestra lì dove si chiama orchestra, sì, Mezzaluna, e ridare una visibilità a quello che dovrebbe essere. Va bene. Questo è un altro... Io personalmente non l'ho condiviso, ma perché sapevo che le cifre che sarebbero arrivate, lo Stato, l'ente pubblico sarebbe arrivato a spendere per fare un'operazione di questo genere, secondo me erano troppo grandi rispetto ai benefici che una operazione di questo genere potrebbe apportare a Teramo. Però qui siamo nel campo della politica. E qui poi c'entrano invece le questioni che riguardano il sindaco Brucchi, sì, la Pannella, sì, qui Teramo Nostra, ma è alto questo, no? Io mi concentro invece e ho concentrato l'attenzione a suo tempo su questo passaggio, no? Manca un tassellino piccolino. Prima del diritto, del mancato diritto di prelazione, la sovrintendente di quel tempo, la dottoressa Sestrieri, un mese prima della scadenza del diritto di prelazione, manda una missiva al Ministero dei Beni Ambientali e il Ministero fa una lettera con la quale chiede di far valere il diritto di prelazione dell'acquisto di Palazzo Adamoli all'ente pubblico. Questa lettera del Ministero non si sa che fine abbia fatto. E il Palazzo Adamoli viene acquistato invece da un'azienda privata. Quindi la possibilità che l'ente pubblico, nello specifico la Regione, sì, acquistasse subito a 400 rotti mila euro Palazzo Adamoli c'era. Poteva essere presa in considerazione comunque, perché sì, se c'è stata una richiesta... La cosa che non mi è scesa mai giù in questi anni è che penso tutti i cittadini farebbero un investimento di questo genere, anche io l'avrei fatto, no? Perché ci avrei pagato un sacco di debiti, che da un acquisto di 450 mila euro in un anno e mezzo, questi 450 mila euro diventano 1.300.000 euro, con la redditività che c'è oggi dell'euro all'1-2%, credo avrebbe che... potuto permettersi più agevolmente anche una ulteriore frode da parte, sì, del suo commercialista, dottore. Accettare un'altra frode da parte di Lancio. Allora, questo, noi siamo tornati su questo argomento perché ovviamente, perché fino adesso non ci sono state risposte, del resto chi gliele dà al dottor Cordoni? Non è che sono cose che uno può chiedere in interrogazione al sindaco di Teramo, no? Attuale o a quelli precedenti, perché non c'entrano, nulla. No, appunto, dicevo, perché non c'entrano nulla, ma sono però chiarimenti che comunque un consigliere comunale, anche se il comune in questa operazione non era direttamente coinvolto, però il consigliere comunale non è che si occupa solo delle cose del comune, ovviamente, no? Va a vedere tutto ciò che non è in perfetta linea, tutto ciò che capita sotto i suoi occhi, ovviamente,
che non è in perfetta linea con quanto il suo mandato di guardiano, no? Il controllore della, della il veramente il ruolo sarebbe un pochino di più, no? Poi si è perso nel tempo perché in realtà il ruolo di consigliere comunale è diventato ben altro, ma insomma lì c'è il controllo da operare, ma c'è anche la necessità di andare a sollecitare delle cose, no? Dopotutto se io mi sono interessato non so quante altre persone si siano interessate, può darsi pure che siano, come dicevo prima, vediamo, delle, magari dei pensieri, saltano fuori. Dei pensieri fatti, fatti magari saltano fuori. Allora dottore, noi abbiamo ancora solo 4 minuti perché lei le avevo detto cominciamo in perfetto orario, così la liberiamo in perfetto orario, perché gli obblighi sono quelli del medico naturalmente, oltre che del consigliere comunale. E su questa vicenda del Teatro Romano che cosa auspica e che cosa aspetta? Quella adesso, parte di vicenda adesso, eh? Adesso una volta che il progetto è andato in questi termini sarebbe una iattura per la nostra città che non venisse portata avanti. Io che ho difeso a spada tratta quell'immobile senza averne nessuna motivazione, ma soltanto riconoscendo a quell'immobile una valenza storica e artistica importante. Ho delle foto che, ho delle foto all'interno che feci poco prima di essere abbattuto, che dimostrano che dentro c'erano delle volte quattrocentesche. E tutto l'immobile lì, almeno il primo piano, il piano più basso è sicuramente del 400 del 500, sicuramente. Però una volta che uno perde la battaglia, a questo punto credo che sia un errore nell'errore non portare avanti un progetto da me non condiviso. Quindi bene, allora su quello si deve andare avanti. Quindi secondo me a questo punto si deve andare avanti, perché non è che si possa pensare di ricostruire Palazzo Adamoli. Allora in questo è in linea. Io credo che quindi il sindaco non Lucchi... l'ho condiviso, ma devo fare. A questo punto uno fa le battaglie prima. Altro progetto, no? Faccio un riferimento, Piazza Dante, anche lì, no? Sottoscritto si è battuto a spada tratta per non far fare il... Sì, sì, poi a un certo punto invece punto, ne ha sollecitato l'ultimazione. E spero che le cose vengano fatte bene. Allora, in questo è vicino, insomma, quindi sostiene l'attività dell'amministrazione del sindaco Bucchi. E invece per quello che riguarda il teatro, lei il teatro nuovo teatro, da costruire, quello dove trovo, deve andare? Mi trovo sempre a fare le battaglie che non... Le battaglie così, le riflessioni, no? Lì sul teatro culturale, quello teatro che dovrebbe essere, dovrebbe dare il rilancio, la possibilità di rilancio dell'attività culturale a Teramo, e l'ubicazione presso l'ex stadio. Io anche lì ho fatto una battaglia quando era difficile farla. Io ho votato contro l'amministrazione Sperandio. Il mio voto era determinante quel giorno per far passare un progetto o un altro. No, io votai contro, io dissi lì, quella è un'area a valenza sportiva e deve rimanere un'area a valenza sportiva. Sarà perché faccio il medico dello sport, sarà che ho sempre fatto sport, sia direttamente che indirettamente, riconosco allo sport un valore straordinario, al pari della cultura. La cultura non può sopraffare lo sport, perché le due cose devono andare parallelamente. Una buona società si appalesa con una buona attività sportiva per i propri giovani e con una buona attività culturale. Allora sostenevo che occorreva trovare uno spazio diverso dall'ex stadio. L'ex stadio è uno stadio che viene deputato a dare ai giovani. I giovani vanno lì, fanno le loro allenamenti, fanno le loro partite, i loro concerti, e lasciamolo così come tale, come nel 1928 i vecchi consigli comunali lo avevano deciso di dare, e facciamo il teatro da un'altra parte. Non credo che a Teramo non ci sia un'altra area che possa accogliere il teatro, viva Dio. Queste erano le riflessioni alla base che tanto sono superate, anche spero. Se veramente la ditta chiede di poter andare avanti
Speriamo di no, cioè, nell'attività. Mi auguro di risolverla. Vabbè, allora lei dove lo vuole questo teatro? Ma questo dovrebbe essere frutto di una riflessione collettiva, di vantaggi e degli svantaggi. Noi a suo tempo come ne facemmo un grande dibattito, no? E a Teramo penso che 3 o 4 siano le situazioni più plausibili. L'area che a me personalmente, ma dico, deve essere frutto di un confronto con i cittadini e dell'analisi dei costi e dei benefici, non come avevano fatto lì il sindaco Chiodi, tutto a vantaggio totalmente, lo dico in maniera categorica, quasi completamente a favore del privato. L'area dietro Madonna delle Grazie, bisogna vedere i pro e i contro. Si può valutare la ristrutturazione del vecchio cineteatro comunale, tenendo presente che lì vicino c'è il vecchio Cinema Apollo che potrebbe fare da pandan a una ristrutturazione del teatro comunale, quindi fare un unico polo. Questo vede un po' di difficoltà dal punto di vista dell'ubicazione dei parcheggi, no? Un'altra area che non è mai stata presa in considerazione, ma che noi prendemmo in considerazione a suo tempo quando ci studiamo, è il parcheggio di San Gabriele, no? Il parcheggio San Gabriele c'ha 2 piani di sotto, no? Sì. Ma se chi conosce Teramo sa che questo parcheggio di San Gabriele potrebbe essere costruito, sì, in alto, e sopra i parcheggi potrebbe essere costruito un teatro. Altra ipotesi, accarezzata tantissimo l'area di San Francesco, dell'area di San Francesco, e poi l'altra area, quella dell'ex Villeroy Bock. Non posso farmi prendere dall'empatia personale, perché l'empatia personale potrebbe essere dopo smentita dai conti economici, no? Perché a me piacerebbe vederlo dietro Madonna delle Grazie integrato in quel contesto culturale, ma qualcuno potrebbe dirmi che dal punto di vista economico non regge il procedimento, il processo, allora sarei pronto a cambiare opinione, ovvio, no? Però l'unica cosa, certo, su cui non cambio e non cambierò mai idea è che la scelta fatta di ubicare il teatro all'ex stadio è stata una scelta drammaticamente sbagliata, e se ne prende la responsabilità il sindaco Chiodi e coloro che hanno accettato quella ipotesi. Va bene, allora abbiamo concluso, le auguriamo, guardi che ora è, le auguriamo buona giornata, la ringraziamo per essere stato qui su un argomento, un paio di argomenti piuttosto, no? Importanti, delicati, importanti e personali, difficili magari. Credo che sia, spero che questa mia volontà di dirlo ai cittadini faccia sempre più aumentare, perché la coscienza civica c'è in giro per la città. Certo. C'è per la società. In tutto Abruzzo, gli abruzzesi poi ce l'hanno forte, cioè, no? Non dobbiamo ergersi a paladini, no? Diciamo, sono tutti piccoli contributi che ogni cittadino dovrebbe dare e dovrebbe fare per migliorare la propria società. Quindi il mio è un piccolo contributo, io lo dico con serenità, io e la mia famiglia abbiamo voluto dare, mi accomuno a loro, insomma, credo che se tutti facessero così la società potrebbe essere migliore. Sì. Va bene, allora grazie al dottor Siriano Cordoni, grazie a voi per essere stati con noi anche oggi, buona giornata, l'appuntamento è a domani mattina, venerdì, ancora con presto alle 7 con la rassegna stampa. Ci vediamo domani mattina alle 7, presto, grazie, buona giornata.